Ciao a tutti! Oggi andremo a preparare una fari frittata, che praticamente è la versione vegana della classica frittata con le uova. Andremo a utilizzare della farina di ceci e ci metteremo anche dei porri, giusto per dargli un po' di sapore. Si può anche fare utilizzando le zucchine e i fiori di zucca, nel caso che sia la stagione giusta, e vedrete che verrà buonissima. Per la nostra ricetta andremo a mescolare 250 ml di acqua, 150 g di farina di ceci, mezzo cucchiaino di bicarbonato e mezzo cucchiaino di sale. Utilizzeremo una frusta in modo da sciogliere tutti i grumi. Mescoliamo bene in modo da sciogliere tutti i grumi. Il risultato è una pastella semiliquida che facciamo riposare per mezz'ora a temperatura ambiente. Nel frattempo andiamo ad affettare, a pulire e affettare i nostri porri che poi andremo a soffriggere. Ecco qua i nostri porri puliti e tagliati. I miei erano piccolini per cui ho dovuto usarne tre. Saranno all'incirca 150 grammi di porri. Il verde non buttatelo. Se non lo usate, oddio, potete anche tagliarlo e farlo cuocere insieme al resto, altrimenti ci potete fare anche un brodo, lo potete mettere nel primo brodo vegetale che vi serve. Lasciamo cuocere per 5-7 minuti al massimo, mescolando spesso, in modo che non brucino e non aggiungiamo acqua. Al limite possiamo sfumare con un po' di vino bianco, però devono rimanere croccanti. Appena vedete che cominciano a brustolire un pochettino, spegnete e versiamo il tutto dentro nella nostra pastella che nel frattempo è riposata. Andiamo a mescolare la nostra pastella insieme con i porri. Aggiungiamo anche due foglioline di basilico. Io ho solo questo surgelato perché è inverno e il mio è morto. Però se ce l'avete fresco, tanto meglio. In una pentola antiaderente non troppo grande, ci mettiamo un filo d'olio ovviamente, lasciamo scaldare, dopodiché andiamo a mettere la nostra pastella. Copriamo con un coperchio e lasciamo cuocere a fiamma bassa per 10 minuti. Dopo circa 10 minuti dovremo andare a ribaltare, a girare la nostra frittata. Quindi utilizziamo o un piatto o direttamente il coperchio, ce la ribaltiamo sopra così e poi la faremo scivolare di nuovo in padella dove finiremo la cottura sull'altro lato. Ecco che ce l'ho fatta. Andiamo a completare la cottura. Ed ecco servita la nostra buonissima fari frittata di ceci con i porri. Buon appetito!